Non ci sono tutti, io però li citerei tutti, perché anche loro meritano, no? Una passerella per quello che fanno durante l'anno, durante la stagione. Io ne conosco bene due, conosco Giuseppe, insomma da meno tempo, però ci siamo intesi subito, e poi conosco invece da tantissimi anni Claudio Saruti, due dirigenti direi importanti di questa società. Però li cito tutti, dal primo all'ultimo, partendo dal presidente Adriano Pastorino. Da 43 anni in società, non si può dire, però insomma è giusto ricordarlo, perché in giro non ce ne sono molti che sono così affezionati a una società, alla stessa società. Il vicepresidente Giuseppe Vicino. Per quanto riguarda la segreteria, Noemi Bertolotto e Susi Calabro. Se insomma le persone che cito sono qui, è giusto chiamarle. Sul terreno di gioco il direttore generale Claudio Ceruti e Simone Ameri, il responsabile del marketing sempre Giuseppe Vicino. Quanti lavori fai in questa società, Giuseppe? Tanti. Come li fa, presidente? Li fa abbastanza bene, ha detto. Il team manager Roberto Ruffino, ha detto stampa Cristiano Magri e Simone Ameri. Il dirigente responsabile della prima squadra, Sandro Roncone. Mi è venuta voglia di sbagliare il tuo nome, ma l'ho detto giusto, no? altrimenti eravamo pari. I dirigenti della prima squadra, Gianni Cambiano, Paolo Ferrari, Mario Genovese, Alessandro Groppo, Giannino Maggi e Domenico Perazzo. Il gestore dell'impianto, Marco Simonini. Responsabile dei lavori ordinari Glauco Barbieri, responsabile dei lavori straordinari Sandro Roncone, ha detto l'arbitro Sandro Roncone, la cassiera Cristina Armanino, per quanto riguarda il magazzino sempre Cristina Armanino e Maura Stagnaro. Il fatto che io legga dei nomi più volte insomma significa bisogna essere coinvolti totalmente, no, nella società, bisogna un po' anche fargli straordinari, perché poi alla fine i ragazzi rendono al meglio, ma i ragazzi non potrebbero rendere al meglio se non ci fossero gli sponsor. E allora io li cito, lascio per ultimo una persona però che io voglio far parlare, che ci deve raccontare delle cose. Io cito il signor Ibado, Calevo, Ferrari per quanto riguarda gli sponsor, poi però ne cito uno alla fine che è legato alla società da tanto tempo e insomma da tanto tempo è vicino ai ragazzi, ai giocatori, alla squadra, ed è l'ingegner Baldi che è qui. Da quest'anno no, allora rifaccio, perché mi hanno detto insomma che è da quest'anno, però ho fatto confusione, io però insomma c'è tanto, in poco tempo lei è riuscito a dar tanto, non chiedo perché, ma cerco di capire il motivo. E perché si è avvicinato alla squadra? Perché si è avvicinato con questo entusiasmo? Giuseppe mi ha raccontato con la scuola di calcio di giovanile, fondamentale che bisogna passare, sono cose buone, questo che farsi prendere da questo. Quello che ci raccontava prima Massimo Ambrosini, l'importanza di un settore giovanile, ci raccontavano a cena più di 300 bambini, non è una situazione.